in atto e a finanziarlo, che quindi ci danno quella precisione. Stavo ringraziando, scusatemi, Roberto, per l'intervento molto preciso, sia dal punto di vista del tipo di reddito che andiamo a domandare, che dal punto di vista delle misure economiche, di politica economica per metterlo in atto e per finanziarlo in un modo che vada in una direzione nella quale noi siamo in grado di essere influenti politicamente. Allora, visti i tempi corti, passo immediatamente ai prossimi interventi, il primo dei quali è di Nicola Mancini, della base di alimentare di mutuo soccorso dalle Marche. A te subito la parola. Ciao a tutti, sto pian piano apparendo in immagine, penso. Ok, eccomi. Allora, ciao a tutti, cercherò ovviamente di stare dentro i 5 minuti, anzi magari di liberarvi di me prima. Innanzitutto, vabbè, sono Nicola, parlo a nome dei centri sociali delle Marche e vorrei focalizzare l'intervento, diciamo, citando gli assalti frontali, non sull'occhio all'infinito, la discussione sul reddito, ma sull'occhio all'immediato. E quindi un po' giocando con le parole, come si possa in qualche maniera praticare reddito nel momento in cui la pandemia è diventata, oltre che ovviamente una crisi medica, è diventata una crisi economica, ed è una crisi economica molto più immediata, virale e urgente e impellente di quella che abbiamo vissuto e conosciuto tra il 2007 e il 2008. Quindi l'idea, come dire, di praticare reddito, appunto, giocando con le parole, è un elemento fondamentale per poter, come dire, ricostruire una agibilità delle soggettività di movimento oltre i propri territori nelle quali già esse abitano e praticano i propri interventi. Che cosa intendo? Intendo che noi viviamo ovviamente in una società iperindividualista e a questo iperindividualismo si è unito anche un isolamento obbligato, costretto e anche spaventevole in un certo senso dell'individuo. E noi non possiamo immaginare forme di ripresa di parola pubblica, di lotta e di conflitto sociale, quindi anche la capacità di imporre un rapporto di forza che sia in grado di strappare le cose di cui stiamo parlando. Noi non possiamo immaginare tutto questo senza, come dire, una capacità anch'essa virale di costruire legami sociali e sedimentarci nei nostri territori e connetterli tra loro. Per cui la questione della solidarietà in questo contesto non diventa semplicemente, diciamo così, un motivo etico di essere a fianco del prossimo che soffre. Ma la questione della solidarietà declinata nei termini della cooperazione, del mutualismo, diventa un primo grimaldello, uno strumento fondamentale per ricostruire un aspetto relazionale tra le persone. Perché non può esistere una dinamica di iniziativa politica, di mobilitazione politica, di organizzazione politica e quindi di concezione di una prassi collettiva se prima non si prevede un legame, come dire, solidale tra le persone, di chi si riconoscono nella diversità a dover affrontare insieme un comune problema. Allora, le pratiche di mutualismo in questo contesto, soprattutto per le soggettività di movimento, diventano pratiche, fondamentali. Fondamentali non solo, per poter diffondere il tema e quindi sensibilizzare il tema del reddito di quarantena, ma diventano pratiche fondamentali in quanto sono pratiche che riescono da una parte a intanto ottenere un fatto centrale in questo tempo, l'agibilità nello spazio pubblico. In questo momento dove siamo chiusi in casa, l'agibilità, mantenere una
una possibilità di agibilità nello spazio pubblico è fondamentale. Il secondo elemento è il fatto che le dimensioni mutualistiche ci permettono di poter iniziare a costruire dei legami e quindi a intervenire in quei segmenti di classe che prima sono stati individuati come della povertà assoluta e relativa, che essi sono il solito brodo di cultura della destra nazionalista, populista e fascista. E in più la dinamica del mutualismo ci permette anche di intervenire in quell'altro segmento di classe che invece è composto dal mondo del lavoro precario, intermittente e autonomo e svolgere un compito di ricomposizione. Cosa che fino a pochissimo tempo fa, prima della pandemia, sembrava impossibile, oggi, come già molti hanno detto, la pandemia ha portato a assoluta evidenza i meccanismi di sfruttamento e le forme di disuguaglianza sociali e quindi riteniamo che pratiche mutualistiche, solidaristiche, cooperative di costruzione di legami sociali nei territori oggi siano, come dire, una forma fondamentale per poter iniziare a praticare reddito, redistribuzione della ricchezza, meccanismi di solidarietà e futuri strumenti di organizzazione e di agitazione politica.